Il piano regionale di bonifica ambientale, questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Anita Sala, consigliere regionale di Italia dei Valori. Ecco, recentemente hai incontrato anche delle donne nella sala di Santa Maria La Nova per discutere sul tema. Mi pare di aver capito che i siti non siano stati ancora ben individuati, a parte il fatto che il piano dovrà essere approvato. Allora, diciamo che esiste questo problema da affrontare, la bonifica della campagna inquinata. Noi venerdì abbiamo fatto una manifestazione delle donne d'Italia dei Valori con tutte le coordinatrici delle varie province che denunciavano quali erano i siti maggiormente inquinati. Per cui abbiamo fatto una disamina e da queste loro denunce certamente io farò una battaglia all'interno del Consiglio regionale affinché i siti e i maggiormente inquinati vengano bonificati. C'è un grande problema che i soldi che dovrebbero servire per tutta la bonifica non ci sono, ce ne sta su per giù un quarto, così sulla carta, per cui è chiaro che dove i gruppi di cittadini sono più attivi, dove i partiti sono maggiormente presenti, lì avverrà la bonifica, perché se nessuno parla nessuno fa niente. Ecco, veniamo alle tensioni sociali che stanno attraversando il paese, in alcuni casi sotto traccia, in altri casi in maniera piuttosto plateale. A Napoli proprio nei giorni scorsi vi sono stati scontri tra polizia e dimostranti sotto la sede di Equitalia. Questo perché succede? Succede perché non c'è una risposta di lavoro innanzitutto, quindi mancanza di lavoro, tasse da pagare, tasse che in effetti con un metodo forse troppo preciso, diciamo così, troppo fiscale, tassa le persone, a un certo punto sta scoppiando la rabbia. Equitalia certamente è nel mirino da parecchio tempo, si potrebbe anche rivedere come mediare certe situazioni, come in effetti far pagare sì le tasse, però concordando, perché visto che non stiamo parlando di una situazione di 10 anni fa, ma stiamo parlando in questo momento in cui le persone perdono i posti, i sindacati addirittura vengono superati dalle persone che si mettono sui tetti e sulle gru, perché se il sindacato è forte non c'è bisogno che le persone si mettano e minacciano di buttarsi. E la questione veramente ci fa capire che siamo in un momento molto grave. Per cui io penso che mi sembra il sindaco di Portici e penso che anche altri sindaci potrebbero vedere di fare una riscossione dei tributi in house, magari mediando e vedendo un poco come poter calmare questa situazione. Intanto i cittadini di Francia, Grecia, Germania hanno bocciato la linea del rigore, come è stata bocciata in occasione delle elezioni amministrative questa linea anche in Italia. Ricordiamo che domenica vi sarà il ballottaggio, la gente non ne può più. La gente non è più, è vero che non dà il suo consenso al rigore. Però non è che cambiando schieramento, con tutto ciò a me fa più piacere, cioè a me fa piacere che lo schieramento di centro e sinistra vada avanti, però non è con questo modo che si risolvono le questioni. Purtroppo io penso che a monte è che ci vuole il rigore e lo sviluppo, e questa, diciamo, questa risoluzione del problema non c'è. Per cui le persone si ribellano e dico troppo rigore, senza sviluppo noi non andiamo nel sapà. E poi fateci capire dove va l'Europa, perché ognuno fa qualcosa ma non sa qual è il futuro. Noi invece, se sappiamo che cosa dobbiamo mettere in campo, ci attrezziamo anche per questo. Ecco, la politica intanto è silente. Recentemente il monito del presidente Napolitano: fate la legge elettorale, ma si va molto a rilento. Si va a rilento, ma comunque è chiaro che le preferenze ci dovranno essere, le persone vogliono determinare
la politica nazionale. I partiti sono silenzi, secondo me davanti a questa crisi, a questo crack finanziario, non hanno nemmeno la soluzione. Io penso che siamo in un momento molto importante in cui tanti valori andranno capovolte. Innanzitutto al centro di questo momento c'è il valore dell'uomo, per cui tanti sciupiri che abbiamo fatto certamente non si dovranno più fare. È un momento in cui c'è proprio un capovolgimento di quello che... Ed è anche un momento difficile, voglio dire, è un momento importante in cui dobbiamo essere presenti, però dobbiamo essere presenti e consapevoli di questo, di quello che dovremmo andare a fare. Per cui c'è stata la rivoluzione industriale, tante rivoluzioni, siamo in un momento di rivoluzione globale, momento di transizione, la dobbiamo superare innanzitutto stringendoci in Italia attorno al welfare familiare, per poi dopo in effetti vedere che cosa sarà il nostro futuro. Ecco, Beppe Grillo, un possibile alleato o una minaccia per l'Italia dei Valori? Ma è una persona che per il passato stava accanto a noi, diciamo le cose come stanno. Adesso lui denuncia, ma che cosa propone? Lui sta nella nostra stessa situazione, che non sappiamo che cosa proporre, perché ci vorrebbero dei grandi economisti che ci fanno un quadro possibile del mondo. Lui denuncia, certo, le mancanze ci sono sempre state. Quando si stava bene, le persone non lo stavano ad ascoltare, come non stavano ad ascoltare l'Italia dei Valori, perché c'erano le vacche magre. Eppure in quel momento si doveva stare attenti. Adesso, nel periodo di vacche magre, scoppiano tutte le contraddizioni. Ma la proposta qual è? Di Grillo? Non lo so. Io penso che al nord si è preso dei voti, ha preso il malcontento della Lega. Al sud non ha avuto questa affermazione, perché già c'è Italia dei Valori che può comunque dare delle risposte. Ecco, un allarme per i partiti e anche la forte percentuale registrata in materia di assenteismo. Solitamente con le elezioni amministrative l'assenteismo è più basso rispetto ad altri tipi di elezioni, in quanto i candidati portano voti. Non è successo in questa occasione? No, in effetti l'assenzionismo è dovuto proprio a questo momento di crisi, per cui le persone non hanno la proposta. Io questo dico, le persone andrebbero a votare se avessero la proposta, anche all'amministrativo, certo, desidero una buona amministrazione del loro comune, però dopo che succede? Quindi vanno anche a votare, ma sanno che l'amministrazione comunale è relativa. Adesso il problema è della campagna, è dell'Italia, è dell'Europa, voglio dire, siamo tutti coinvolti in questo futuro, diciamo, che non sappiamo, non è che non c'è, non sappiamo. Quale lezione potrebbe trarre il Presidente del Consiglio Mario Monti dall'esito delle elezioni? Beh, io penso che anche lui si renda conto che deve dare una prospettiva di sviluppo, perché mi ricordo nel 67 anche c'è stato un momento di austerità. Non si andava con la macchina, no? Però diceva, vabbè, poi faremo questo, poi ci sarà questo. Adesso noi siamo in un momento di restrizione, non dovuta a noi, ma addirittura dovuta alle grandi banche e alla finanza mondiale. Per cui certamente una risposta ce la devono dare. Intanto Italia dei Valori si è impossessata del regno delle due Sicilie, Napoli De Magistris, Palermo Orlando. No, questa parola l'ho sentita giusto ieri, adesso la sento. Sì, effettivamente si vede che la rivoluzione culturale parte dal sud. Per cui ecco Napoli, ecco Palermo, diciamo sono città di fermento, di cultura, e se poi vogliamo andare a vedere la storia vedremo che in effetti c'è tanto da dire sul sud, ci sono tante cose, e vuol dire che adesso questa rivoluzione culturale parte da Napoli e da Palermo. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.